In Terra Santa, la seconda domenica dopo Pasqua, ci ripropone il pellegrinaggio alla Madonna del Carmelo sul promontorio di Haifa. È una festa di popolo che idealmente esprime e continua la Letizia Pasquale. Oggi in un senso una continuazione dello stesso movimento di gioia, di festa, di pellegrinaggi. Andiamo con la Nostra Signora del Carmelo. Sono felice anche di vedere che di tutta la Galilea le parrocchie sono arrivate con autobus per cantare, per pregare e anche per chiedere l'intercessione e la grazia della Madonna per proteggere questo paese, proteggere le nostre famiglie, proteggere tutto il Medio Oriente. Una festa che continua, per noi è la festa della resurrezione che continua, la gioia che continua, per i nostri amici orientali stanno ancora nel tempo della Quaresima, anche un aiuto, preparazione per la loro Pasqua. Il punto da cui la processione a piedi prende l'avvio è la parrocchia latina in città, che si trova accanto al porto. Infatti questo giorno di festa intende ricordare il ritorno della Vergine del Carmelo, quando dopo il restauro arrivò al porto e da qui venne riaccompagnata, tra l'esultanza dei fedeli, fino alla sua residenza nel santuario di Stella Maris. Quel ritorno fu spontaneamente festeggiato come un omaggio alla Madre del Carmelo per la protezione usata in molteplici congiunture storiche del passato e come un riaffidamento alla sua materna protezione per il futuro, quasi una nuova presa di possesso da parte della Vergine sulla città di Haifa. Ancora oggi sentiamo questa protezione della Madonna che ci accompagna dopo la Pasqua. Lei che è stata con gli apostoli a Gerusalemme a pregare e ancora a pregare con noi per la pace, soprattutto in questa terra che è oppressa. Speriamo che veramente accada questa pace che solo Gesù ci può dare. La processione ha dunque un contenuto sentitamente religioso, ma allo stesso tempo è una festa di popolo, una manifestazione degli arabi cristiani che per un giorno sentono e fanno sentire la loro presenza in una città a stragrande maggioranza ebraica. Il rumore e il folklore delle bande scout percorre il centro città e attira l'attenzione. Si assiepano i curiosi, ma i più sono venuti appositamente da Israele e Palestina per partecipare alla processione e vedere i propri figli marciare e suonare nelle loro impeccabili divise. Viene trasportata su un'auto allestita a trono una copia della statua della Vergine. Ai piedi, in mezzo ai fiori, ci sono dei bambini vestiti da angioletti. E il particolare sta nel fatto che l'auto avanza a motore spento, trainata a forza dalle braccia dei fedeli che si alternano alle corde. Precedono le bande scout a suon di musica, segue la processione con la croce, la gente che sfila in preghiera, aiutata dagli altoparlanti. Si notano le numerose congregazioni religiose e gli studenti del seminario. Tra le autorità religiose il patriarca Fuad Tual, il vescovo di Nazareth Monsignor Giacinto Marcuzzo, il superiore del convento carmelitano di Stella Maris Padre Enrico, e dietro a loro la statua della Vergine trascinata appunto a mano. Non manca il ricordo dell'anno santo della misericordia con il poster del figlio prodigo issato su un'altra vettura. Usciti dal viale della parrocchia, presso la rotonda, il corteo imbocca il viale più caratteristico e bello di Haifa, quello che collega il mare con i giardini Baai. Preghiere e canti accompagnano il percorso che lascia la città e risale il pendio. Marciare e suonare in salita è faticoso, gli scout si danno il cambio, anziani e bambini uniti in questa vocazione allo scautismo che forma in Terra Santa la più grande associazione. Bellissimo il panorama della città che si va allontanando e del porto e del mare che appaiono sullo sfondo mentre il giorno declina.
La processione è lunga, la testa è già arrivata al santuario e la coda è ancora in città. Il promontorio davanti al santuario è già gremito, un solo varco nel mezzo attraverso il quale sfilano per l'ultimo saluto le bande scout prima di allontanarsi sul monte. Quando finalmente la statua della Madonna compare, è un applauso di gioia e quest'anno per la prima volta la statua viene tolta dall'auto e trasportata a braccia davanti all'altare eretto sulla porta del santuario. Con fatica il patriarca riporta il silenzio così che l'evento religioso si possa concludere nella preghiera e impartendo la benedizione con le reliquie della Santa Croce. È ormai buio, ma di un giorno estremamente luminoso, concluso nella casa di Maria, Regina del Carmelo.